Giro d'Italia 1948. Qualche settimana prima della partenza, Coppi e Bartali hanno posato insieme per un manifesto della propaganda elettorale della DC. Quasi a smentire la tifoseria colta che identifica in Coppi il laico perché Bartali inalbera il distintivo dell'Azione Cattolica. Hanno posato insieme e insieme, placcandosi ruota a ruota, fanno tre quarti del giro senza darsi battaglia, a tutto vantaggio di Magni, Ortelli e Cecchi. Coppi si decide ad attaccare sulle Dolomiti. 130 km di fuga. Vince, ma non ce la fa a ribaltare la classifica. La maglia rosa è di Fiorenzo Magni. La Bianchi presenta Reclamo. Sostiene che Magni ha scalato i colli a ruota libera, portato su da una catena di spinte organizzate. Magni viene penalizzato di 2 minuti, ma non bastano a togliergli la maglia rosa. Per proteste, Coppi si ritira. Nel gruppo che si avvia alle tappe finali, Bartali sorride. A lui va benone così, tutti fuorché Coppi. Invece non va bene ai tifosi. Al Vigorelli la vittoria di Magni è fischiatissima. Io non sono qui a dire a distanza di una vita che non ho preso le spinte. Certo che la penalizzazione, 2 minuti di penalizzazione fu Però avevo pochi secondi di vantaggio e dico sì, si arrivava a Brescia da Trento e Brescia a Milano. E quindi il ritiro della Bianchi fu un'ingiustizia. E tant'è vero, io ero molto amico di Fausto. E lui si è scusato per tante volte di quell'episodio che gli hanno imposto la Bianchi del ritiro, perché capiva che non era giusto, era antisportivo quello che ha fatto la Bianchi nel mio riguardo, perché non è che le spinte l'ho preso io e le spinte hanno determinato la mia vittoria. Questo è il punto. Io sono passato con 5 minuti di ritardo da Coppi in cima al Falzarego, non sono passato a 30 secondi. Quindi io ho recuperato rischiando l'osso del collo nella discesa del Falzarego e poi nella discesa, che si arrivava ora da San Lugano, strade bianche, ghiaiose, che era come evitare l'orso a ballare me in quelle discese. E quindi ho recuperato un'immensità, prendevo cordone e gli staccavo, Quindi non ho rubato niente a nessuno. Ecco perché dico, e Fausto me l'ha più volte ripetuto, che è stata un'ingiustizia il ritiro della Bianchi. Qui bisogna andare per ordine, proprio nel 1948 dove nasce il mito del terzo uomo. Il Giro d'Italia nel 1946 riprende e vince per pochi secondi Bartali su Coppi. Nel 1947 sarà Coppi a dominare e nel 1948, contro ogni aspettativa, è proprio Fiorenzo Magni ad imporsi. La tappa del Falzarego è quella più discussa, ci sono state delle spinte anche sul passo del Pordoi. Fatto sta che la giuria penalizza Magni di 2 minuti. A dire il vero sarebbe stato Cecchi, un semisconosciuto chiamato lo Scopino di Monsummano, a dover vincere, ma per pochi secondi, un battito di ciglia, Cecchi rimane alle spalle di Magni in classifica generale. La Bianchi si ritira per proteste, loro dissero Magni avrebbe dovuto essere squalificato, ma la risposta che ha dato Magni l'abbiamo sentita. Perché viene accolto dai fischi Fiorenzo Magni al Vigorelli? Perché era considerato un uomo di destra, un fascista, in quanto lui durante la Seconda Guerra Mondiale militava appunto nella Milizia Volontaria Nazionale. Era stato un atleta, aveva vinto la Coppa del Ventennale a Roma. Insomma, era un militare che durante l'ultima parte della guerra stava dalla parte dei fascisti. Le prime lotte partigiane furono tra il 43 e il 44, Magni partecipò a una battaglia, la battaglia di Valibona, venne processato per questo, poi assolto, ma fu un episodio che gli condizionò il resto della sua carriera.